devo confessarvi, lo dico a tutti coloro che appartengono all'Azione Cattolica, che sono qui presenti, che tante volte tornando a casa la domenica sera è capitato di parlare con mio fratello Piercarlo, soprattutto poi quando stava bene, in questi anni, uno degli argomenti sui quali lui facilmente puntava nel riprendere anche le cose a tutti o la settimana prima era quello dello sforzo che stava immettendo la propria Gagliate per dedicarsi con passione all'educazione dei ragazzi e dei ragazzini secondo il metodo della CIR. Secondo quello che è lo sforzo che la Chiesa Cattolica ha da tantissimi decenni fatto, pensando che è sull'educazione che bisogna investire tantissimo. E questo lui lo ha sempre sentito molto. E mi devo anche dire che molte volte, tornando a casa, pensavo tra me, ma chi è il prete tra i due? Vero? Perché vedevo in lui questa passione spensierata, autentica, come dire, tanto vivace e tanto vera, al punto da dover coinvolgere Margherita, la moglie, i figli, a partire da Daniele, poi da Samuele, più possibile, per tirare dentro anche loro in questa avventura, e nonostante che lui avesse i suoi 50 anni suonati, insomma, in questi anni, sentiva così autentica, così vera, appunto tale da tenerlo sempre giovane e capace di un linguaggio autenticamente fluido e innovativo, appunto tale che riusciva ancora a parlare a quell'età alla quale io da tempo non sono capace di parlare, di intenderci. E questo solo mi faceva pensare, mi domandavo chi è il prete tra i due, guardando e pensando lui. Quindi anche questo interrogativo mi rimaneva in questi anni. E poi, vedendo come sono sviluppate le cose, la vicenda, soprattutto in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni, ho potuto constatare anche le testimonianze di tante persone quanto la sua vita, nonostante che fosse iperimpegnata sul mondo del lavoro, nella sua professione dove si spendeva mille, era altrettanto iperimpegnato, dove si spendeva a mille e con la famiglia e poi con la realtà pastorale che partiva dalla parrocchia, arrivava al vicariato, arrivava alla diocesi, e questa dimensione davvero di una famiglia che respira a 360 gradi, lui l'ha sempre tenuta cara. L'ha sempre tenuta cara perché l'ha un po' maturata dalla nostra esperienza parrocchiale, devo dire, nei tempi di Don Gregorio, amo ricordarlo. Quest'oggi proferavano un pranzo dai salesiani che festeggiano loro il nostro, insomma, San Giovanni Bosco, e si è ricordato anche in quel contesto il nostro caro Don Gregorio, che è vicario generale, che è stato, possiamo dirlo con chiarezza, parroco per tanti anni nelle nostre Gagliate, nel nostro paese, e poi Don Giuseppe Manfredo. Cioè, di quanto la vita pastorale ha contatto con i sacerdoti, con i parroci che hanno saputo costruire il senso della comunità, ha promosso un laicato, e per caso da parte questo laicato, mica l'unico, insieme a molti altri, ma certo questo dava il suo contributo, un laicato bello, sereno, dove pur professionale nel suo lavoro era appassionato nella vita della Chiesa, cioè vivendo quella che è la dimensione dell'annuncio del cristianesimo tra di noi. Allora io volevo, dopo questa introduzione che mi sembrava giusta e doverosa, anche come memoria mia personale, volevo appunto cercare con voi di rileggere in qualche modo le letture che ci sono state presentate nel testo del profeta Geremia e poi questo passo così famoso della prima lettera ai Corinti di Paolo, di Amore, e infine questo brano della sinagoga di Nazareth, della seconda parte, la prima l'abbiamo ascoltato domenica scorsa, Vangelo di Luca. Vorrei toccare questi testi molto brevemente, però attraversandoli tutti dal punto di vista delle cose che ho detto fino adesso, cioè le
significa il fascino pedagogico del dover lasciare qualcosa di importante che ha toccato la tua vita e tu non puoi fare a meno di raccontarla ad altri. Ecco, vorrei proprio dentro questa prospettiva che ho visto il Carlo, l'abbiamo constatato tutti, insomma, noi che l'abbiamo conosciuto, vorrei cercare di rivederlo anche in queste tre pagine. Lo cominciamo con questa pagina iniziale del profeta Geremia, è la pagina della vocazione del profeta Geremia ed è mirabile, perché queste prime parole con le quali apre questo suo testo profetico dicono una verità che è molto forte. Suonano così le parole, e le faccio risentire. Prima di formarti nel greco materno ti ho conosciuto, dice il Signore a Geremia. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò, non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro, eccetera. Allora, prima di formarti nel greco materno, io ti ho conosciuto e prima che uscissi alla luce ti ho consacrato. Queste parole del profeta Geremia ci dicono che lui, riflettendo sulla sua esistenza, che fu un'esistenza altamente provata, perché fu un profeta perseguitato, Geremia, riguardando la sua vita, riconosce che nonostante che tante volte nella sua vita avesse maledetto il giorno della sua nascita, dice: ahimè, madre mia, e maledice un po' come Giobbe il giorno della sua nascita, che è la tipica espressione di quanti si trovano a dover soffrire sofferenze insopportabili lungo la loro esistenza perché perseguitati in nome di quella parola. Ebbene, Geremia, nonostante che si sia trovato più volte quasi a maledire il giorno della sua nascita, non può non riconoscere che la sua vera esistenza, l'autenticità della sua vita, non poteva che non essere esattamente in quella vita del Signore, che era quella che paradossalmente lo faceva soffrire, ma senza la quale non poteva rimanere. Cioè, in altre parole, Geremia fa la tipica esperienza amorosa, nella quale tu sai che devi starci perché sei chiamato a quella e sei chiamato tante volte a soffrire, come un matto, eppure sai che se ne vai fuori stai tradendo qualcuno, sai che non sei più te stesso. Geremia, per essere se stesso, doveva restare in quella storia che il Signore dal greco di sua madre l'aveva chiamato e l'aveva consacrato per quello. Allora Geremia arriverà a dire quelle parole sublimi che suonano così: tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Tu mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Capite che sono le parole in sé sconvolgenti dal punto di vista della storia personale, perché la seduzione va oltre quella tipica libertà di scelta che noi immaginiamo, nella quale diciamo: ma tu proponi, poi vediamo cosa fare. Seduzione ti dice che sei stato catturato dentro questa storia. Allora Geremia si trova accolto in questa storia di Dio. Dio lo trae dal greco della madre, lo porta con sé, e Geremia dovrà dire nella sua biografia ad un certo punto che nonostante che la sua storia sia stata gravida, di piena, stramburba, di tante tante sofferenze e persecuzioni, eppure non avrebbe mai potuto immaginare una storia diversa da quella. Punto tale che l'unica sua storia autentica, la fotografia della sua identità, poteva pensarsi solo così, anche se umanamente uno non gliel'avrebbe mai augurato. Eppure la storia della fede autentica è proprio questa, quella storia che va oltre ciò che umanamente noi potremmo augurare a una persona. Voglio anche dire che dentro questo primo quadretto, per il fratello, che umanamente nessuno avrebbe augurato per Carlo morire all'età di 54 anni per un tumore, come ripeto tante altre storie di tante altre persone che noi conosciamo morte prematuramente, per le quali, come diceva anche Don Vitale, potremmo dire avevamo ancora tanto bisogno, poteva rimanere qui chissà quanto bene poteva fare. Eppure, nonostante che umanamente noi non auguriamo nessuno a
fare tutto quello che hai cercato di fare. Tanto è stato fatto, e quello che è stato fatto non è altro che una molla positiva per far scattare molto altro perché possa accadere grazie a ciò che è stato fatto. San Paolo di Corinzi, nel pieno dell'ardore di questa lettera, alla conclusione di tutta una serie di riflessioni che questo mirabile apostolo assolutamente catturato dalla storia di questi abitanti di Corinto vuole configurare, rivolgendo a loro queste parole molto molto profonde che sono cariche del tema dei carismi e dei doni, proprio come tutto ciò arriva a dire che oltre tutti i doni, oltre tutti i talenti, oltre tutte le caratteristiche, oltre tutte le capacità, le competenze, come volete voi, insomma, una persona può ricevere, e può ricevere dai cromosomi dei genitori e dalla vita umana, e può ricevere dall'alto, ebbene c'è una via, così la chiama, che è la più sublime, e che la chiama la agape, l'amore, ovvero uno può nella propria vita compiere tante cose, può essere un genio, può essere un leader, può essere considerato al centro del crocevia di tante situazioni, di storie e di potere di questa nostra stessa vicenda nella quale noi stiamo vivendo. Uno può essere il primo, il numero uno in assoluto, eppure tutto questo di fronte a Dio appare paradossalmente insignificante, nonostante che davanti agli uomini tutto ciò è quel che finisce sulle prime pagine dei giornali, sui locali, ed è sempre notizia tutte le sere di telegiornali, perché l'essere primo piace a tutti, dà gloria, dà splendore all'uomo su questa terra. Eppure questo che è lo stile degli uomini non è lo stile di Gesù Cristo. Paolo lo ha detto chiaramente. Uno può addirittura morire eroicamente per gli altri, spendendo tutte le proprie risorse, dando via tutte le proprie sostanze, essendo addirittura bruciato, morendo martire, tra virgolette, per gli altri. Ma se tutto questo non è segnato dal loro tempo dell'incontro con il Signore della vita, rischia di essere un uomo. Paolo è radicato in questo suo scritto. Sembra che tutto sia nulla se non è fatto con la gatta, con l'amore. Allora questa dimensione che contrappone da una parte la grandeur, i riflettori puntati, tipici della nostra condizione attuale, perché le persone importanti sono quelle che appaiono visione appaio, e dall'altra invece il lavoro nel silenzio, nel nascondimento, nella quotidianità, che è tipico delle dimensioni lunghe di una storia di autenticità. Questa contrapposizione è qui ben effigiata, e San Paolo ci dice, nonostante che fosse lui stesso un apostolo molto esposto al suo tempo, ci dice che quello che Gesù osserva è quella vedova che getta quell'unico soldino nel contenitore delle offerte del tempio, e invece il Signore non dà un occhio a quelli che danno uno superfluo, che vogliono far sentire tintinnando i loro soldi che cadono esattamente nel luogo della raccolta delle offerte. Questo occhio che Dio ha, che è sul, direi, sulle cose che l'uomo mediamente non osserva, è al centro di questa pagina. Allora questa pagina è una pagina che è di stile pedagogico. Quando uno digerisce bene questa pagina e comprende che cosa può significare questo stile dell'amore, che è paziente, che è benevolo, che non è invidioso, che non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca proprio interesse, non si adire, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma
rallegra della verità, ebbene, questo è il bene dell'amore, cioè in altre parole significa avere incontrato lo stile di Gesù. Lo stile del discepolo è lo stile di Gesù. E credo che tante persone noi nella nostra vita abbiamo incontrato che hanno tentato davvero di vivere con questo stile. Lo posso dire anche in questa pagina di mio fratello. E da ultimo, la seconda parte del Vangelo di Gesù nella sinagoga di Nazareth. Gesù è un compaesano, Gesù è anche un confratello di quelli che erano presenti in quella assemblea, in quella sinagoga. Ora, se ci pensate, è veramente anomalo il fatto che Gesù, che ha compiuto tanti miracoli ed era diventato un personaggio nel suo territorio importante, su di sé attirava l'attenzione anche delle folle, ma nel suo paese, non si tratta di una città, proprio nel suo paese, si trova in un ambito liturgico, dovendo commentare la parola di Dio, a dire una parola di amore. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato con le vostre orecchie, e progressivamente vedere che il suo parentato, coloro che erano del suo paese, si rivoltavano progressivamente contro di lui, al punto tale da addirittura portarlo su un ciglio del monte, così sembra dire il testo, volerlo gettare giù e forse anche lapidarlo. È un testo molto triste, questo della sinagoga di Nazareth, perché è un testo che vede in anteprima il tentativo di togliere la vita al Signore della vita, non ci riuscirono i suoi compaesani. Dovettero impegnarsi coloro che nel Sinedrio sapevano bene come orchestrare queste trame, ma tentarono i suoi compaesani, ma tentarono anche i suoi tra virgolette familiari, perché non dobbiamo avere pudore nel dirmi e riconoscere questa cosa che ci sembrerebbe alquanto strana. Nazareth, un villaggio di circa 400 abitanti, non di più, un po' tutti imparentati tra loro, certamente tutti profondamente conoscenti tra di loro. E se questo episodio è stato narrato da Luca, è inverosimile che sia stato inventato. È un episodio, noi diremmo, triste o quantomeno problematico della storia di Gesù, perché ci presenta un villaggio, un paese, un parentato, persone vicine che non hanno saputo accogliere una testimonianza che noi oggi siamo qui a dire che è la testimonianza del Signore della vita. E allora questo ultimo testo che vorrei lasciarvi è il testo che vorrei che diventasse anche per cercare un testo programmatico. Perché guardate che è facile per tutti noi osannare una persona finché ci dà ragione e finché ci conferma. Ma quando persona invece non ci conferma, non ci dà ragione, soprattutto se è molto vicina, ci dà ancora più fastidio di quella che è lontana. Allora credo che come apparteneva anche lo stile schietto, cercare di dire anche quello che pensavo, come appartiene lo stile schietto della ricerca della verità di molti altri cristiani che noi conosciamo, ovviamente anche che noi cerchiamo essere nella propria vita, e sia importante proprio recuperare questo aspetto, quello della verità e non del compromesso, perché con i tuoi è sempre meglio che vai d'accordo, tra virgolette, bustarelle, vantaggi, vicinanze, parentele, eccetera. Lo stile mafioso non apparteneva certamente allo stile di Gesù a Nazareth, se la cosa gli veniva dal padre suo, piaccia o non piaccia, bisognava tirarla fuori. E allora credo che dobbiamo proprio, a partire da Gesù, trarre questo grande insegnamento. Piaccia o non piaccia, ma c'è una verità che, se è vera fino in fondo, deve essere scomoda. Come era scomoda il messaggio di Gesù, così
si continua ad essere scomoda nel messaggio che i suoi discepoli, coloro che lo hanno amato, hanno cercato di essere fedeli fino alla fine.